Ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio farvi vedere, visto che è il nostro anniversario, mio e del mio fidanzato, un trucco per un evento, anche se dobbiamo stare a casa purtroppo, ma comunque non rinunciamo alla nostra bellezza e al nostro make-up. Quindi, ragazze, armatevi di pazienza, di passione, vi faccio vedere un trucco semplicissimo con pochissimi colori, ma che in realtà va benissimo per una cena romantica. Vi lascio subito al tutorial. Eccoci qua, allora, una volta terminata di fare la mia base, che come sapete è un semplice antiocchiaia, sopracciglia e il contorno con la mia terra di Chanel in crema, che è velocissima e comodissima, mi occupo degli occhi. Oggi, visto che è l'anniversario, voglio fare un trucco un po' particolare sulle tonalità del verde e quindi andiamo ad utilizzare l'intera palette, quindi ci aiuterà Too Faced. Con la nostra palette, che in realtà è un augurio dei 20 anni di Too Faced, quindi ci sono tutte le. Io ho parlato già di questa palette nei miei video. All'inizio qui trovate una serie di colori del 1998 e poi del 2018, quindi avete una comparazione tra quelli più vecchi storici di Too Faced e nello stesso tempo avete tutti i colori più metallizzati, glitterati del 2018 circa. È una palette meravigliosa, con un sacco di nuance, sia per chi vuole essere un po' più estroso invece che chi può essere un pochettino più soft, ci sono tutte le tonalità. Iniziamo con la parte scura e utilizziamo questa tonalità di verde, Lost Boy. Dovreste trovarla anche da Sephora come pigmento naturale e separato dalla palette, o almeno nel 2018 io l'avevo anche trovata, l'ho terminato. Quindi andiamo a prendere il verdone e lo andiamo a posizionare ed applicare sull'ombreggiatura dell'occhio. Arrivate alla piega, arrivate all'incavo dell'occhio e tirate una riga in modo da essere di avvicinarvi alle ciglia. Non spaventatevi se vi sembra troppo scuro, perché poi andiamo a lavorarlo nel frattempo che svolgiamo il make-up. Una volta fatta la parte di ombreggiatura, andiamo a prendere questo colore qui, che è un verde lime, molto carino, in realtà poi applicato a un'altra tonalità un po' più calda, e andiamo ad applicarlo su tutta la parte interna della palpebra mobile. Andiamo a sfumare tutta la parte dell'ombreggiatura scura, in questo modo. Una volta terminata con la parte più chiara del make-up, chi è amante dell'eyeliner usi pure un eyeliner. Io, visto che amo in questo periodo, ho questa matita di MAC e la utilizzo al posto dell'eyeliner. Ovviamente temperatela bene e fate a vostro piacimento. Io sapete che l'eyeliner lo uso solo fino a metà dell'occhio, la riga per definire lo sguardo. Dopodiché aprite lo sguardo e passate la matita all'interno. Allora, una volta terminata di fare la vostra riga di precisione nera, e io vi consiglio di usare il nero solo perché è in abbinamento a questo make-up particolare verde sul colore del lime, andiamo a prendere il nostro pennellino, scusate la macchia che qua ormai ho provato e testato i colori, a setole piatte e andiamo a prendere un colore che è un colore particolarissimo, che a me piace molto, glitterato, che utilizzeremo per fare l'ombreggiatura inferiore del nostro occhio. Quindi non andiamo ad appesantire troppo un trucco che è già in realtà abbastanza pesante da sera. Andiamo con questo colore, che è un tortora neutro, se vogliamo, glitterato, quindi che ci dà assolutamente un senso di luminosità. Andiamo a portarlo in questa zona dell'occhio.
vedete che dà un effetto di profondità all'occhio, però non è pesante come colore. A me piace tantissimo il Tortora perché potete fare un sacco di sfumature. Quindi vado ad occuparmi con il piegaciglia delle mie ciglia. Visto che adesso in realtà abbiamo quasi terminato di occuparci degli occhi, vado un attimo a riprendere il sottoocchio, perché ovviamente qualche polverina scura è caduta e inevitabilmente cade, anche se il pigmento è molto compatto di Too Faced. Quindi vado con il mio facilissimo e bellissimo fondotinta in stick di Infallibile di L'Oreal e vado tranquillamente a riprendere un po' la mia base, che era ormai era andata. Vado a fissare con la polvere di Dior o comunque qualunque cipria voi abbiate la zona dell'occhio, quindi la fissiamo e si asciuga. Fatto questo passaggio, ripristino il blush, quindi vado a prendere il mio pennellone da blush e ovviamente il mio trio di Kryolan, quindi vado con un pescato e un aranciato a fare un mix. E ultimo passaggio, do una mano di mascara Vamp sulle mie ciglia inferiori, davvero davvero blando. Quindi ricapitoliamo, abbiamo utilizzato un ombretto sul color verdone per fare l'ombreggiatura dell'occhio, poi abbiamo applicato questo verde lime sulla parte mobile della nostra palpebra, abbiamo utilizzato del leggerissimo illuminante sulla parte della lacrima del nostro occhio, abbiamo creato un eyeliner, quindi una riga molto precisa perché vada un po' a delineare il nostro sguardo e renderlo più profondo possibile. Al di sotto alla rima infracigliare inferiore abbiamo semplicemente utilizzato un ombretto color tortora glitterato, quindi non matte, che desse questa luminosità e questa profondità senza appesantire ancora di più l'occhio. E poi abbiamo dato la mano di mascara. Ovviamente è a vostro piacimento, io oggi volevo fare un trucco da sera, anche se rimarremo a casa, e questo quindi è il risultato. Come avete visto ragazze, il trucco è davvero semplice. Se non avete questi colori assolutamente validissimi gli altri, io ho voluto proprio un po' accompagnare il colore del mio occhio, quindi sul colore del verde, sul colore del lime e tutto ciò che riguarda il nocciola. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!